Un patto per i consumatori nasce in Calabria l'ente bilaterale Media Consum, accordo per aiutare i cittadini nella scelta degli immobili da acquistare. Nasce oggi in Calabria Media Consum, il primo ente bilaterale che vede insieme consumatori e agenti immobiliari. Un patto per aiutare i cittadini non solo nell'acquisto della casa, ma anche per spiegare quanto è necessario per comprendere le varie fasi del contratto e risolvere eventuali liti. Da Crotone, Ugo Rendace. La casa resta il sogno di una vita, il frutto di anni di sacrifici e forse anche per non trasformare il sogno in un incubo nasce Media Consum. Tanta gente vende le case e non ha né titolo né professione né capacità né formazione. Noi FIAIP garantiamo tutto questo, quindi il cliente che si affida a FIAIP, bene o male, specialmente dopo l'accordo, il consumatore è tutelato. In caso di problemi, attraverso appositi servizi, si agevola la risoluzione stragiudiziale di conflitti e contenziosi. Fare chiarezza rimane l'obiettivo primario. Capire bene e comprendere come funziona un mutuo, quali possono essere i pericoli, i rischi e, perché no, intervenire nel momento in cui dovessero sorgere dei problemi con un atto di ripensamento. Un patto che guarda ai professionisti accreditati, che punta a creare un mercato trasparente che valorizzi le offerte presenti per permettere al consumatore di stimolare con i suoi investimenti la crescita economica. Il prodotto offerto in eccellenza e soprattutto con un servizio di qualità non dà soltanto la possibilità a colui che spende risorse per poterlo acquistare di una garanzia del prodotto stesso, ma ci dà la possibilità anche di avere delle credenziali ottime che garantiscono l'azienda su un mercato che oggi soffre indubbiamente una crisi economica particolare, dove effettivamente siamo costretti a abbassare i prezzi per cercare di essere concorrenziali. Nel 2013 i prezzi degli immobili sono calati di circa il 13%, ma è ancora forte la flessione delle compravendite, tasse permettendo, è prevista una lenta ripresa solo nel secondo semestre dell'anno in corso.